Nel dare inizio alla visione delle sequenze di lavorazione di un blocco di marmo di Carrara, è nostro dovere precisare che, essendo l'artista un autodidatta, non ha la pretesa di dare un insegnamento scolastico, ma, semplicemente ed umilmente, mettere a conoscenza la sua esperienza, acquisita in questi ultimi 20 anni, e potere anche solo in parte essere di aiuto a chi, per passione, avesse voglia di cimentarsi nella scultura ed apprenderne le prime nozioni rudimentali. La prima cosa che serve, volendo iniziare un'opera, è un'idea di quello che si vuole fare. Un qualcosa che deve emozionare, per mantenere l'entusiasmo per tutto il tempo necessario al suo compimento. Senza fretta, naturalmente, perché, secondo la grandezza e la complessità dell'opera, occorrono, a volte, anche alcuni anni. Si inizia col mettere su carta uno schizzo approssimativo del progetto, per poi andare alle cave di Carrara a scegliere il blocco di marmo con le misure adeguate alla figura da eseguire. Per Luigi è sempre un'emozione recarsi a Carrara, perché gli offre l'occasione di incontrare alcuni amici scultori conosciuti nel tempo e di passare una giornata alle cave per scegliere il blocco di marmo giusto. Dopo aver posizionato il blocco di marmo nel suo giardino, che è anche laboratorio all'aperto, Luigi inizia a tracciare, con una grossa matita, una bozza del disegno da eseguire, delimitando la parte di marmo che deve rimanere da tutto il resto che è da togliere. Poi traccia solchi della profondità di 4 o 5 cm utilizzando un flessibile a disco diamantato, specifico per il marmo. Con l'aiuto di uno scalpello e di un martello toglie poi il materiale superfluo. Prosegue alternando l'utilizzo di vari attrezzi, come martelletti pneumatici e diversi scalpelli Alvidia, che è un materiale molto resistente. Luigi usa molto anche la bocciarda, applicata anch'essa ad un martelletto pneumatico. Per la sgrossatura usa smerigli di varie dimensioni e formati, cui vanno applicati dischi o altri attrezzi diamantati, molto costosi. Prosegue usando l'attrezzo più idoneo, fino ad avere un'immagine approssimativa che assomigli il più possibile all'idea originale. È un trascorrere di settimane, mesi, un lungo periodo durante il quale si superano grosse fatiche. Il disagio della polvere, del caldo,
del freddo. Arrivati ad un punto in cui il progetto iniziale è ben definito, si inizia la fase di finitura, in cui occorre prestare una particolare attenzione. Anche gli attrezzi cambiano. Si usano scalpelli e utensili abrasivi più piccoli. Il materiale rimasto da togliere è molto limitato e lo sbaglio non è più ammesso. Si finisce con lime apposite e per ultimo con l'utilizzo di carta abrasiva per marmo, che parte da una gradazione di sgrossatura di 60 ad una di finitura di 600. Poi la parola fine di questo percorso fisico e fantastico che ti ha accompagnato per tutto il tempo necessario alla realizzazione dell'opera. Ed è un'esperienza ulteriore da aggiungere alle precedenti, che porta con sé la voglia di iniziare un altro percorso che riparte sempre dalle cave di Carrara per la ricognizione ed acquisizione di quel materiale necessario alla realizzazione del prossimo sogno. Ora, ad opera finita, ripercorro a ritroso quella che per me è stata un'altra interessante avventura che mi ha impegnato per ben 18 mesi. Era da tempo che mi affascinava l'idea di rendere un omaggio alla bellezza, volendo concretizzare, a mio modo di vedere, il proposito di far emergere da un blocco di marmo di Carrara due figure che per me rappresentano un canone estetico di valore universale. E qui prendo a pretesto un gigantesco bocciolo di rosa dal quale faccio emergere una figura femminile che intende andare oltre la creazione artistica, racchiudendo in sé tutto il mistero dell'universo donna. Alla figura maschile invece non ho voluto dare nessun significato intenzionale, anche se si potrebbe pensare ad un suo ruolo centrale, ma l'ho solo presa a pretesto per sublimare quello che è il mio ideale di bellezza, la donna, cioè quel meraviglioso essere che ci fa ridere e piangere, ci commuove e ci angoscia, ma che senza la quale noi uomini non potremmo esistere, in quanto è lei che ci dà la vita.